sono Ludovica e questa è la villa Grabau, la villa che appartiene alla mia famiglia dall'Ottocento. La villa è tra le più importanti dimore storiche della Toscana e della Lucchesia. Fu edificata tra la fine del 1400 e il 1500 per la famiglia Diodati, che era un'importantissima famiglia lucchese, e fu poi acquistata dalla famiglia Grabau nel 1868 dal banchiere tedesco Rodolfo Schwarz e la moglie Carolina Grabau. Da allora appunto appartiene alla famiglia Grabau ed è tra le ville più importanti dove organizzare matrimoni e eventi. All'interno del parco sono presenti tre ville che affittiamo agli ospiti: la Casa di Anna Dora, che è una bellissima villa con piscina ad uso esclusivo, un giardino con un gazebo dove è possibile pranzare d'estate. All'interno possono soggiornare 8 persone e sono presenti arredi d'epoca e dal gusto orientale. Sempre all'interno del parco sono presenti altre due ville, la Casa di Orazio e la Stalletta, che hanno la piscina d'uso condiviso e sono due ville in stile toscano, quindi arredate con mobili d'epoca e possono ospitare la Casa di Orazio fino a 10 persone e la Stalletta fino a 5 persone. Di recente restauro, proprio davanti al cancello d'ingresso della villa, si trova una bellissima struttura che era l'antico casale abitato dalla famiglia del fattore. Abbiamo inaugurato quest'anno questa nuova villa, dotata di piscina a sfioro e idromassaggio, capace di ospitare fino a 18 persone. Data la grande ampiezza degli spazi, si possono organizzare diverse tipologie di eventi come cocktail a bordo piscina, pranzi nella corte antistante la casa, oppure pranzi in mezzo all'uliveto. Le camere sono anche a disposizione per gli ospiti in formula di bed and breakfast. Vi aspettiamo a Villa Grabau.